Olio. Sì, beh, è un po' che seguivamo questo ragazzo, perché penso che, appunto, come vi ho detto all'inizio, noi centrocampo abbiamo bisogno di dare una mano un po' più tosta rispetto a quello che c'era, perché durante un anno, il primo, quando parti pensi di aver trovato il tutto, poi ti accorgi che manca qualcuno, e quindi penso che questo ragazzo, visto anche il suo curriculum, diciamo, mi sembra che possa essere per il Padova sicuramente un buon appoggio. Adesso? E adesso aspettiamo che arrivi e lo vediamo tutti assieme. E no. Poi non so se è in grado già per sabato, penso di sì, perché noi sabato, come ben sapete, abbiamo un derby, che come sempre i derby, una volta non so come portare il derby, non lo so. O no? E il derby. Carino. E c'era anche la pubblicità, cioè, questo. Il derby con Cittadella sicuramente è un derby importante, un derby dove il gioco è che bisogna buttare la palla e arrivare a fare il risultato. Comunque ritengo che sia da affrontare sicuramente nel modo giusto. Ecco che qua è il nostro problema, forse ora lo vediamo un attimo, però dai, facciamo il derby, lo affrontiamo sicuramente serenamente parlando. Siamo ancora contatti, certamente. Abbiamo, eccolo qua, il nostro Simone Bentivoglio. Buongiorno. Stavo finendo così. Prego, prego. Quindi, adesso vediamo se anche lui sarà in grado di, penso di sì. Derby, l'affrontiamo come sempre, tentando di fare il nostro bel gioco, al di là del fatto che lunedì è andata come è andata bene, non è andata come è andata, abbiamo visto una reazione sicuramente positiva da parte di quei ragazzi che hanno avuto modo di giocare, abbiamo ancora qualcuno infortunato che non può giocare o è fidato, però come sempre dai, la si affronta a testa alta pensando di fare un bel gioco e magari portare a casa che è il risultato, cosa dite? Noi la pensiamo così, e non posso dire più di niente e dopo ve lo dirà il resto sabato sera.